Oh, là. Grande Fabio. Grande Fabio, bellissimo. Eccoci qua. Secondo me, C'è un ragazzi, la Roma è andata pronostico? malissimo. No, c'è un... Come? Cosa? Secondo me la Roma è andata malissimo. Sì. Confronto a quello che sarebbe potuto, sì. E comunque Feyenoord ha rischiato di passare il girone di Champions, eh? Però, quasi ironicamente, se vuoi, va molto a nozze con la famosa narrazione di Mourinho, su che adesso non rientriamo, visto che ne abbiamo parlato per ore ed ore ieri sera, però con, diciamo, le narrazioni che intesse lui, cade proprio a fagiolo. Può, gli permette di poter far leva su una serie di cose che per l'ambiente, se vuoi, magari anche per la squadra, comunque sono abbastanza incendiarie. Sì, anche al No, no, no. Marsiglia è andato male. Da quel punto di vista, sicuramente Mourinho questo tipo di partita rischia addirittura di accenderla anche troppo, però visto che già in questa stagione i nervi in campo non li stanno tenendo, in panchina nemmeno, secondo me, vabbè, secondo me la Roma farà molta fatica e potrebbe non passare. Io do favorito il Feyenoord, sinceramente. Anche io sto a favorito il Feyenoord, un po' sulla carta per come stanno andando le due squadre così, però è vero questo discorso, cioè, psicologico. Poi questa costruzione del Feyenoord come villain della Roma è una cosa che, cioè, che secondo me continua, anche perché da parte Feyenoord, cioè, secondo me saranno davvero due sfide infuocate in entrambi gli stadi. Però mi vedo già una Roma che va a Rotterdam e fa una trasferta da incubo a livello ambientale, e poi Mourinho che arringa la folla e fa momenti di alto romanismo. Un po' come dicevamo ieri, no? Quando parlavamo ieri sera del legame Mourinho-Piazza. Però, ecco, cioè, secondo me non poteva andare peggio come sorteggio. Condivido. Andrea del Milan, che mi dici? Che poteva andare peggio, cioè molto peggio. Poi, per carità, come dicevo prima, cioè per il Ren questa diventa la partita della stagione e quindi non puoi affrontarla minimamente sotto gamba. Ren è comunque un ambiente caldo, cioè sarà diverso, cioè tipo San Siro me lo aspetto un po' soporifero il giovedì sera di Milan Run. Che qui vediamo che squadre arrivano. Però molto banalmente era molto peggio trovare squadre come Sporting o Marsiglia, ma la Made del Friburgo. Non so, poi sono sincero, non l'ho mai visto giocare il Run in questa stagione. Quindi non so dire in che modo può mettere in crisi una squadra o meno. Però ho visto il Milan è una lotteria contro ogni avversaria. Però io sto guardando adesso anche le prime dei vari gironi, cioè oltre a Leverkusen e Liverpool, chi sono Leverkusen e Liverpool? In questa Europa League vedete un'altra squadra, detto che poi bisogna anche vedere il Milan contro Leverkusen eventualmente, fare dei paragoni sulla rosa, sui giocatori, eccetera, eccetera. Vedete una squadra più forte del Milan, escludendo queste due? E il Brighton, Brighton. ragazzi, il Brighton non è più forte, secondo me. Fammi recuperare. No, sulla carta no, però fai solo l'esempio del Villarreal. Cioè, ti capita il Villarreal Milan, che tipo di pronostico puoi fare? È una competizione di per sé strana, che magari da noi sotto, le squadre italiane magari sottovalutano un attimo, mentre per altre squadre è l'apice di quello che possono fare, le loro ambizioni. È tosta, ma anche solo West Ham e Milan. Poi a livello di organico ci credo, cioè, a livello di organico sì. Cioè, stiamo parlando di organico, di giocatori, cioè comunque parliamo di una squadra che si presenta con i Teo, i Leao, Quello non lo Benasser, metto, Giroud. non lo No, metto in però dubbio. condivido quello che dice Andre. Ci sono delle squadre, dei campionati nei quali puoi
concentrati maggiormente sul discorso europeo per vari motivi, o perché non hai obiettivi reali in campionato, il Rennes non avrà altri obiettivi oltre a salvarsi quest'anno. Penso anche allo Sparta Praga, che per esempio ha un campionato nel quale poi fanno il playoff, quindi può anche prendersi quella settimana lì e dire faccio giocare tutte le riserve. Diverso è squadre che devono vincere, squadre che si devono. Che in campionato devono vincere il campionato. Quindi diciamo che però le due che hai detto, secondo me, sono superiori al Milan. Le altre, nessuna, superiore. Poi che tu tutte le partite, anche col Villarreal, parti che puoi avere un piccolo vantaggio, ma poi sarà complicata, quello certo. Però diciamo che Leverkusen e Liverpool sono due squadre superiori. Questa notizia di Altre Salmaia che ha a vedere in Milan, tra l'altro, sicuramente molto motivante, almeno per me. no. Eh sì, perché lei è sposata con Pinot, che è il presidente, il proprietario del Rennes, Io che pensavo che fosse una fan di Bennassar. no? Ma comunque, secondo me un'ottima me ragione per andare allo stadio. la può giocare. Bennassar. Ok. Eh sì, qua ci scrivono Incapì, Virz e Boniface a Milan. Sì, va bene. Sì, Tutti anche insieme, tra Bellingham l'altro. si rende conto che la squadra in cui voleva veramente andare era il Milan. Tosta, tosta. Stavo cercando di capire quale sarebbe la partita che guarderei tra queste. Io guarderei volentieri la partita del Milan per vedere Samaia che è inquadrata tra il pubblico. Quella era obbligatoria da vedere. No, mi sa che alla fine Feyenoord Roma. Se dovessi sceglierne una è Feyenoord Roma. Che Io vi la. dico che... Sorry, vai. No, è solo che il fattore ambientale influisce sempre sulla scelta delle partite da guardare. Vi dico, temo che il giovedì sera, a febbraio, Troverò. saremo abbastanza impegnati con il ritorno di un certo format. Possibile ritorno di un certo format. Febbraio, marzo, magari, chi lo sa. Pensavo che stessi già dicendo il giovedì si va al cinema. C'è Esatto, saremo già impegnati per quello. il La sera biglietto del cinema della scontato. fiera. Però nel dubbio. A me intriga molto Lana e Friburgo, è una partita che mi intriga. Eh sì, tu l'avevi chiamata dall'inizio quella come una possibile partita, possibile partita molto scoppiettante. Secondo me è bella quella. In realtà anche Young Boys Sporting e Shakhtar Marsiglia sono partite molto interessanti. Shakhtar Marsiglia tecnicamente è interessante, poi sì, fra queste se dovessi scegliere una da guardare oltre alle italiane, probabilmente Shakhtar Marsiglia la considererei. Le altre, Tolosa no, non troppo, Braga neanche, cioè più per il Karabag, però. Sì. Locos ci chiedono, ci stiamo lavorando, ma in qualche modo tornerà, è sotto ancora, le sembianze sono ancora da definire, però ci stiamo lavorando, ragazzi, come già vi abbiamo Filtra un detto. cauto ottimismo. Esatto, molto cauto. Bisogna crederci, ragazzi. Bisogna crederci e quindi l'ottimismo viene da lì, però molto cauto perché passi Sondaggi anche esplorativi. diversi. Queste sono le frasi da dire. Sondaggi esplorativi, primi contatti.